Qualcuno prima su Twitter ha scritto che non abbiamo bisogno di supereroi, ma abbiamo bisogno di cultura e di condivisione. Io non ho né il fisico né la tutina di Wonder Woman, quindi proverò a concentrarmi effettivamente sul resto. Vi devo parlare dei wiki. Io credo che il termine non sia nuovo a nessuno di voi, però probabilmente non sapete con esattezza che cos'è. È un sito web dove chiunque può scrivere qualcosa, modificare qualcosa, creare pagine. L'ha inventato nel 1995 quel signore con la barba lì in mezzo, Ward Cunningham. L'esempio più noto a tutti quanti è Wikipedia, Jimmy Wales. Ma wiki che cos'è? Non è solo un software, ma è anche un termine che in lingua hawaiana significa veloce. Questo è l'autobus più veloce per raggiungere dall'aeroporto la città. Un wiki ha delle caratteristiche che lo rendono forse unico e che lo rendono non solo un software, ma anche un modo di essere, un modo di fare, un modo di portare avanti dei progetti. Un wiki deve essere semplice, perché altrimenti le persone non lo usano. Deve essere aperto, deve poter essere utilizzato da tutti, perché questo lo rende uno strumento potentissimo. Deve essere collaborativo. Se lo uso io da sola avrò un risultato che è abbastanza piccolo. Se lo usiamo tutti quanti insieme produciamo qualcosa che è utile. È utilizzato soprattutto per condividere delle informazioni, condividere conoscenza, metterle insieme, remixarla e renderla disponibile a tutti quanti. Il termine conoscenza, cercate di usarlo in senso lato, non sto parlando solo di enciclopedie, sto parlando di qualsiasi cosa che possa essere un'informazione che tutti quanti possiamo arricchire. Ha tante altre caratteristiche, quella che però mi preme, che lì non c'è, io non ho messo, è la trasparenza. Un wiki di solito è uno strumento trasparente, posso vedere tutto quello che succede lì sopra. Wikipedia, dicevo, è l'esempio più eclatante, il wiki più grande esistente al mondo in questo momento. Ha circa 32 milioni di utenti, è più della metà della popolazione dell'Italia in questo momento. Sono persone in tutto il mondo che condividono delle informazioni. Lo fanno gratis e senza nessuno scopo remoto, semplicemente lo percepiscono come un bene comune, come qualcosa che è di un'utilità pubblica. E non è semplicemente un progetto di condivisione della conoscenza, è una rivoluzione silenziosa, ma una rivoluzione fatta di fatti. Ci sono delle idee, ci sono delle parole, ma soprattutto ci sono dei fatti. Perché dico che è una rivoluzione? Perché dal 4 al 6 ottobre, per 40 ore, l'edizione in italiano ha chiuso i battenti, ha lasciato unicamente un comunicato stampa per protestare contro il DDL intercettazioni, il cosiddetto DDL ammazza blog. Se ne è accorto qualcuno? 20 milioni di persone, o perlomeno 20 milioni di volte, qualcuno ha cercato di connettersi a quella pagina web e di scoprire che cosa stava succedendo. Su Facebook c'era un gruppo che cresceva al ritmo di 1000 persone ogni 5 minuti che chiedevano di salvare Wikipedia. Chiaramente non era Wikipedia che aveva bisogno di essere salvata, ma era internet. Perché vi ho raccontato queste cose? Perché in una piazza dove le persone discutono e hanno modo di confrontarsi, la modalità wiki aiuta e fa crescere. Grazie. Vedete che Frida è una sorella di Wikitalia, se mi passate il termine. Quando vedete qualcuno con questa spillina che ci ha regalato Iabichino, siamo tra i promotori di Wikitalia. Grazie. Certamente. Frida, grazie di tutto. Te.